Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Sabato dunque scorso nell'auditorium Giovanni Paolo II in via Cavour a Pescara l'incontro sui contenuti del referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre, un incontro per conoscere questa riforma e poi decidere. Allora ascoltiamo l'introduzione che è stata fatta proprio dall'arcivescovo di Pescara Penne, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Vanettinetti. Eccola. Il mio è un saluto, ma soprattutto una giusta e doverosa spiegazione. Perché ho desiderato questo momento di ascolto, soprattutto un momento di ascolto, e soprattutto per quale motivo credo che come cristiani, come credenti, dobbiamo interrogarci seriamente su quello che sta per accadere in Italia con il referendum confermativo riguardo alla modifica di una parte della carta costituzionale. Fin dal primo momento, quando si prospettò che questo referendum doveva tenersi, la Conferenza Episcopale Italiana, particolarmente i vertici della Conferenza Episcopale Italiana, hanno raccomandato in maniera molto chiara e molto precisa a tutti i cattolici di informarsi seriamente sui contenuti della riforma. Certamente avremmo potuto fare molto prima questo incontro e ne avremmo potuti fare anche di più di incontri per poterci informare. Purtroppo questo non è stato possibile, anche perché nonostante che si sapeva che il referendum era programmato per il 4 di dicembre, inevitabilmente ci siamo ritrovati dopo l'estate aggrediti da una serie di questioni, di circostanze, di impegni e non ci siamo dedicati, non abbiamo messo testa in maniera chiara a questa problematica. Perché è importante informarci? Perché è importante ascoltare? Io credo sempre di più, lo credo e sempre di più vorrei farlo sentire fortemente a tutti i cristiani e a tutti i cattolici che vivono all'interno della nostra realtà sociale, che è della nostra arcidiocesi di Pescara Penne, che non basta essere solo dei buoni cristiani. L'ho detto domenica scorsa, citando Don Bosco, è necessario essere dei buoni cristiani, ma essere anche dei buoni cittadini. Essere dei buoni cittadini significa avere coscienza in maniera chiara di che cosa accade nella realtà della cosa pubblica, di quella che è la realtà che gestisce la vita comune di una città, di una regione, di una nazione. Ora bisogna dirlo con molta verità, purtroppo come credenti, come cattolici, noi abbiamo un po' abbandonato questa attenzione alla vita pubblica. Ci siamo un po' rifugiati troppo nelle nostre sagrestie, invece di essere forse veramente attenti a quello che poteva essere il cammino di fede, ma anche a quello che doveva essere la nostra partecipazione alla vita sociale, alla vita pubblica, alla partecipazione, perché no, anche all'impegno nella vita politica. Paolo VI diceva sempre che il servizio nella politica, con la P maiuscola naturalmente, è il più grande atto di carità che il cristiano può compiere nella sua vita e nella sua esistenza, perché
perché si impegna a servire, notate bene, sto usando vocaboli ben precisi e ben scelti, si propone di servire la cosa pubblica, e cioè tutti i cittadini. Ora, credo, lo dico con rammarico, che in questo ultimo periodo di tempo, particolarmente di fronte a questo referendum, che cambia se il si prevarrà la Costituzione o farà rimanere la Costituzione così com'è se dovesse prevalere il no, chiaramente di fronte a questa realtà io perlomeno confesso tutta la mia ignoranza, risulto ancora disinformato. Perché? Perché sono scattati dei giochi e dei meccanismi di carattere squisitamente politico, o se volete squisitamente partitico, che stanno impedendo a tutti noi di vedere con chiarezza quali sono i motivi per cui potrebbe essere giusto e legittimo cambiare la Costituzione, o potrebbe essere giusto e legittimo far rimanere la Costituzione così com'è. Da questa sera non voglio assolutamente che nessuno di voi esca con la convinzione che vi abbiamo detto di votare sì o di votare no. Ognuno nel segreto della cabina elettorale, del seggio elettorale, è libero in coscienza, perché la coscienza in questo caso, ancor di più che in altri casi, è la suprema lex, la suprema legge che deve guidare la scelta di fronte a questo momento, direi abbastanza importante, abbastanza decisivo per la vita della nostra comunità civile. Pertanto ho chiesto che almeno prima di arrivare al 4 dicembre potessimo avere un momento di riflessione. Davide vi presenterà l'illustre relatore, vi dirà anche come si svolgerà la serata, in modo tale che possiamo tranquillamente e serenamente acquisire le nozioni che ci sono necessarie. Vi pregherei nel dibattito di essere persone che non fanno dichiarazioni di voto, questo mi pare che sia scontato, ma che se devono chiedere qualche cosa lo chiedono per capire e comprendere maggiormente le questioni che sono in ballo e le questioni da discutere. Grazie di aver risposto numerosi, che vuol dire che il tema è interessante e quindi ci possiamo aiutare vicendevolmente in questo cammino. L'incontro è stato caratterizzato dalla presenza del costituzionalista Umberto Ronga, che ha illustrato un po' i contenuti di questa proposta di riforma che prevede il superamento del bicameralismo paritario, cioè del sistema che prevede due camere che fanno le stesse cose nel processo di approvazione delle leggi. Il sistema attuale, ha detto Ronga, nasce da un accordo tra forze politiche opposte che hanno scritto la nostra Costituzione. Il PC voleva una camera sola, invece i cattolici volevano due camere, di cui una rappresentativa delle regioni. Si voleva costruire un processo democratico con regole inclusive e non esclusive. Il Senato poi passa dal essere composto da 315 a 100 senatori, secondo la proposta su cui andremo a votare il 4 dicembre, che non sono eletti, nel senso che il Senato sarà composto da sindaci e consiglieri regionali, un sindaco per ogni regione e consiglieri regionali in base ai seggi attribuiti ad ogni regione. La legge elettorale dovrà stabilire l'attribuzione dei senatori. Inoltre, altra novità riguarda i procedimenti legislativi, cioè
procedimenti attraverso cui si fanno le leggi. Sono tre quelli previsti da questa riforma, ma si discute in realtà su quanti saranno. Comunque il primo è bicamerale e riguarda le leggi costituzionali, la valorizzazione dell'interesse nazionale e soprattutto la legge elettorale. Il secondo è a prevalenza della Camera e riguarda la maggior parte delle materie che saranno appunto in mano alla Camera. Il Senato su queste materie potrà intervenire, ma non avrà il potere di interdizione, cioè non potrà impedire l'approvazione o meno di una legge. Il terzo procedimento è quello che è previsto in caso di interesse nazionale, con le Camere con la Camera che può diciamo decidere di intervenire in maniera esclusiva anche su temi sui quali in teoria sarebbe chiamato ad intervenire il Senato. Per quanto riguarda poi il ruolo del governo, i padri costituenti che hanno scritto la Costituzione attualmente in vigore scelsero la forma di governo non in modo rapido. Si scelse la forma parlamentare, ma con la richiesta di evitare gli eccessi del parlamentarismo, cioè l'indecisione sostanzialmente. La riforma promuove la possibilità per il governo di iscrivere entro 5 giorni alla discussione i suoi decreti e far approvare i suoi provvedimenti e farli approvare entro 30 giorni dall'inizio della discussione. Ci sono poi limiti all'utilizzo dei decreti legge, ma anche lo statuto delle opposizioni, che però è rimesso a una legge ordinaria e a un regolamento della Camera. C'è poi la riforma del titolo quinto, cioè del rapporto tra lo Stato centrale e gli enti locali. Nel 2001 c'è stata un'importante riforma che valorizzò il ruolo delle regioni per coltivare la sussidiarietà. Stato e regioni avrebbero dovuto collaborare su alcune cose, ma hanno litigato e la Corte Costituzionale ha tendenzialmente risolto tutto riportando sotto la competenza statale. La riforma di ora valorizza il ruolo dello Stato rispetto alle regioni, ma fotografa quanto deciso dalla Corte. E poi ci sono gli strumenti di partecipazione dei cittadini. Il primo, il referendum abrogativo. Oggi 5 consiglieri regionali o 500.000 cittadini che firmano possono chiederlo, e c'è il quorum perché sia valido quel referendum, in quanto si prevede che vada a votare la metà più uno degli aventi diritto al voto. Circa il 41% dei referendum è fallito. Per quanto riguarda invece quello che prevede della riforma, questo rimane, però se le firme raccolte sono 800.000, perché il referendum sia valido basta che vada a votare la maggioranza di quelli che hanno votato alle ultime elezioni politiche. In questo caso non servono leggi attuative per fare questo. Poi ci sono le proposte di legge di iniziativa popolare. Prima erano, secondo la Costituzione attualmente in vigore, servono per presentarle 50.000 firme. Adesso se la proposta di riforma passasse ne sarebbero necessarie 150.000, ma ci sarebbe anche l'obbligo per il Parlamento di discuterle, obbligo che attualmente non c'è. Quanto poi all'elezione del Presidente della Repubblica, ci sono alcuni cambiamenti. Viene abolito il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Per quanto riguarda la Corte Costituzionale, con la riforma sarà composta da 3 giudici nominati, eletti dalla Camera e 2 dal Senato, e darà un giudizio preventivo, cioè prima che venga approvata, sulla legge elettorale. Una legge, quella elettorale, che è ordinaria. Attualmente è stato approvato il sistema dell'Italicum, che prevede un premio alla lista che raggiunge il 40% e ballottaggio nel caso questo non avvenga al primo turno. Una legge valida solo per la Camera, dunque in caso di no al referendum e nel caso non ci siano modifiche successive alla legge elettorale, voteremmo con 2 leggi diverse alla Camera e al Senato. Questo referendum del 4 dicembre non prevede un quorum, nel senso che comunque sarà valido. I cittadini, ha detto dunque Ronga, hanno un ruolo determinante. La Costituzione, ha aggiunto, è e deve essere di tutti. Per questo c'è un invito a depurare il voto da un discorso politico o partitico. Che il voto sia libero, perché tanto più è libero quanto più è consapevole. E questo invece è stato l'invito finale da parte dell'Arcivescovo, un invito con il quale ci salutiamo. A risentirci. Io ringrazio tutti, soprattutto vi ringrazio perché siamo riusciti a mantenere
L'obiettivo che ci eravamo prefissi, prima di tutto per la bravura e per la chiarezza del professor Ronca che ci ha aiutato a riflettere, ma anche per le vostre suggestive domande che ci hanno fatto approfondire ulteriormente gli argomenti che sono stati proposti. Esisteva una volta, io l'ho visto tantissime volte, un bellissimo film western dove ad un certo punto c'era un cowboy che diceva: ebbene sì, maledetto Carter. Ebbene, allora io dico ebbene sì, nel senso che voglio appoggiare la conclusione del professore. Tecniche difficili, argomenti difficilissimi, non difficili, per cui anch'io condivido l'obiezione dell'avvocato, ma ebbene sì, maledetto Carter, dobbiamo andare a votare. E dovendo andare a votare, dobbiamo avere la coscienza chiara se dobbiamo votare sì o se dobbiamo votare no, perché è giusto quello che ha detto il professore. Non è sempre vero che il legislatore debba avere l'ultima parola. È vero che la democrazia ha il popolo sovrano e il popolo sovrano deve esercitare i suoi diritti e i suoi doveri. Perciò come credenti è un impegno fondamentale, perché non possiamo continuare a far finta di nulla, a tenere come lo struzzo la testa sotto la sabbia e dire: ma tanto ci sono i politici che sono sempre uguali. Saranno anche sempre uguali se noi li vogliamo uguali, ma se li vogliamo cambiare, forse potrebbe essere questo il momento in cui li cominciamo a cambiare.